rapporto della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, anche al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali. La deputata Montanulli è facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è stata firmataria. Grazie Presidente. Presidente Meloni, il settore dell'industria dell'automotive è assolutamente strategico per la nostra nazione. Conta tra attività dirette e indirette 5.500 imprese, impiegando il 174.000 circa addetti. Persone che sarebbero state messe in ginocchio a causa di una proposta di regolamento in sede europea che metteva al bando i motori termici a partire dal 2035. E allora queste persone, se oggi possono tirare un sospiro di sollievo, se poi il comparto non sarà in ginocchio, è solo per merito di questo governo, per merito suo Presidente, che ha consentito di mettere, di dare uno stop a questa proposta di regolamento, e mi consenta la soddisfazione, come Fratelli d'Italia, come tutta la sua maggioranza, di vedere finalmente l'Italia non accodarsi più agli altri paesi, sacrificando anche gli interessi nazionali, ma difendere gli interessi nazionali permettendo ad altri paesi di accodarsi a noi e difendere le nostre imprese. Grazie. Sì, dunque, come dicevo, l'Italia condivide gli obiettivi della doppia transizione, della transizione verde e della transizione digitale, per ovviamente consegnare alle generazioni future un modello di sviluppo che sia intelligente, che sia sostenibile. Però la stessa parola transizione presuppone un percorso che va fatto con gradualità e con realismo. Cioè non si può acriticamente assecondare un processo che sull'altare della decarbonizzazione ci conduce dritti alla deindustrializzazione. E torno al tema, perché vedete, è un fatto che la semplice incentivazione dell'elettrico, l'incentivazione all'elettrico, rischia di delocalizzare la produzione automobilistica in paesi extra UE, dove per giunta quei prodotti teoricamente destinati a ridurre le emissioni di CO2 vengono spesso realizzati con impianti e processi altamente inquinanti.